Beh, diciamo che avevo immaginato degli scenari clamorosi lato calciomercato e qualcosina si è mosso, ma si è mosso nella direzione opposta rispetto a quanto immaginavo. Perché? Perché sono cambiate alcune cose e ovviamente sto parlando di Berardi. Prima però voglio iniziare dicendovi una roba, ho sbagliato, mi sono sbagliato, dopo sono andato a controllare per via di un commento che mi avete lasciato, il contratto di Berardi non scade nel 2025, bensì nel 2027, mi ero perso il ramo di contratto dello scorso anno, dell'estate 2022, e questo comunque cambia, perché vi dicevo, la valutazione di un calciatore con quell'età a una stagione e mezza, 2 stagioni dalla scadenza, non può essere così elevata. In realtà il contratto di Berardi scade nel 2027, quindi ci sono tante stagioni in più rispetto, ci sono un paio di stagioni in più rispetto a quello che mi immaginavo. A questo punto mi viene da pensare, wow, allucinante, Berardi ha rinnovato fino al 2027 eppure la sua volontà è quella di andare via? Perché andiamo un attimino a confermare la chiacchiera che avevo raccontato 2 giorni fa, ma ci arriviamo. In seconda battuta voglio rispondere invece ai ragazzi, non ai giocatori. Magari anche giocatori, ma i commenti che mi avete lasciato sempre sotto l'ultimo video in cui paragonavo le situazioni di Berardi e Dybala, che ovviamente non voleva essere un paragone uno a uno, e chi ha ascoltato il video lo sa che è stato un ragionamento che si è articolato su quella base lì, però tante persone mi hanno detto sì, però Dybala è sempre stato infortunato, invece Berardi no. Ragazzi, però attenzione, Berardi non è un giocatore che è immune agli infortuni, eh? Cioè, diamo un'occhiata alla sua cartella clinica. Berardi è sempre stato uno che qualche partita l'ha saltata, a maggior ragione nell'ultima annata. Quindi attenzione a farlo passare per un giocatore sano che non ha nessun tipo di problemi. Qua arriviamo praticamente all'inizio della stagione 2021 e mi sembra che di partite tra Sassuolo e Nazionale ne abbia perse e non poco. Quindi non facciamo passare Berardi per un giocatore indistruttibile perché non è assolutamente così. Per parlare dei giocatori che potrebbero essere interessati all'interno della trattativa per Berardi, dobbiamo per forza di cose parlare dei 2 nuovi numeri di maglia della Juventus, perché Fagioli abbandona la 44 e prende la 21. Wow, numero importante, importantino, diciamo così, perché è un numero che alla Juventus hanno vestito dei grandi, grandissimi calciatori. Mi dispiace un po' per Kai Jorge, che va a prendere, mi pare, il numero 26, significa che sarà probabilmente aggregato alla next gen e poi aggregato alla prima squadra. Sarà un giocatore della next gen o forse addirittura partirà e poi aggregato alla prima squadra. La leggo così. Però Fagioli 21, 21 è un numero speciale alla Juve e un numero speciale immagino anche per lo stesso Nicolò Fagioli. Gasa tantissimo, gasa veramente un sacco. Pensare a Zidane, pensare a Pirlo, pensare a Dybala e ora pensare a Fagioli. Numero molto molto ingombrante, quello lì. E attenzione perché un altro nuovo numero è quello di Ealing, proprio per quello che vi dicevo. Dal 43 al 17, se vi dicevo che Gasa Fagioli col 21, io ho 17 come numero di maglia anche tatuato sulla pelle, eccolo qua, non so se si vede. E non posso fare altro che gasarmi. Poi Ealing è un giocatore che mi piace un sacco, e lo sapete, lo ritengo un giocatore molto molto interessante. E con quel 17 sulla schiena, chissà che non possa urlare al mondo, io resto qui. Era stata una paura, no? Di mercato lo è ancora perché finché non chiude il mercato, secondo me rimane un giocatore che può uscire. Però Ealing ha cambiato numero, Ealing si è preso la numero 17. Perché è importante parlare di queste cose? Perché ovviamente il Sassuolo all'interno della trattativa per Berardi con la Juventus aveva richiesto anche l'inserimento di uno tra Sulé e Ealing. E allora viene fuori la chiacchiera che vi facevo l'altro giorno. Più che Sulé, Ealing, perché il Sassuolo è orientato verso quel profilo lì, verso quel giocatore lì. E oggi abbiamo un attimino rimesso in piedi il tutto, perché vi dicevo, comunque Berardi l'accordo con la Juve ce l'ha e vuole venire alla Juve, il problema è che Juventus e Sassuolo non hanno trovato l'intesa. E se oggi vi dicevo che è follia pensare a 27 milioni di euro più il prestito di Ealing per arrivare a Berardi, perché secondo me è follia come operazione nel 2023, veramente folle, ritrovo un po' di sale in zucca nella Juve. Perché? Perché oggi è venuto fuori un po' di approfondimenti in più, e cioè la Juventus era sì interessata al profilo di Berardi, ma a modo suo. La Juventus dice, d'accordo, c'è questo giocatore che è interessante, che è da tanti anni che è lì, è vero che ha rinnovato, come dicevamo prima, il contratto fino al 2027, però se finalmente si è deciso a cambiare aria,
Allora è il momento di. Ricorderete che Berardi era stato vicino alla Lazio all'inizio di questo calciomercato. Poi si era interrotto tutto, perché? Perché Lotito aveva anche detto in un'uscita pubblica: il Sassuolo chiede 30 milioni e sono troppi per un giocatore di quell'età lì. Io concordo con Lotito, che però, ad ogni modo, per Milinkovic-Savic 42 se li è presi lo stesso, con un anno di scadenza e soltanto un anno di differenza, 94 contro 95. Quindi predico bene e razzolo male, ma è il gioco delle parti, e capiamo. Però poi non si era concretizzato proprio perché 30 milioni erano troppi. Allora la Juve che cosa aveva fatto? Aveva proposto al Sassuolo un prestito biennale con obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni. E sicuramente è un'operazione molto più logica rispetto ad acquistarlo a titolo definitivo a 27 più il prestito di Ealing. Quindi capisco la volontà della Juve di dire: mi interessa quel giocatore, se trovo l'opportunità di non pagarlo nemmeno subito e di riscattarlo tra 2 anni, allora ci penso. Capisco, perché magari la Juventus non ha questo potere economico in questo momento, comunque il giocatore interessa per caratteristiche, e 20 milioni, ecco, 20 milioni secondo me è già tanto, perché è un valore alto per quello che è il mercato di oggi, per quelli che sono i trasferimenti interni in Italia, per i giocatori sulla trentina e per quelli che sono gli investimenti della Juventus per giocatori di quel tipo negli ultimi anni. 20 milioni è un prezzo comunque alto, però stiamo parlando di un prezzo abbastanza accessibile, abbastanza accessibile. Siccome è 15 milioni, forse 18, se dobbiamo tirare un po' di più, è il prezzo giusto per Berardi in questo momento. È ovvio che se parli poi di prestito biennale, se arrivi fino a 20, ci può stare, proprio perché comunque stai portando avanti questo riscatto. Quindi il ragionamento alla base della Juventus probabilmente era corretto. Il giocatore non è un fenomeno, è interessante, non lo vado a prendere per essere il titolare su cui faccio un investimento a 30 milioni per il prestito del giocatore, lo prendo a 20 pagandolo tra 2 anni, e quindi cerchiamo di incastrare un'operazione di un certo tipo. E il Sassuolo si è messo di mezzo e ha detto di no. Ora, io da una parte capisco il Sassuolo, no? Perché dice: voglio cercare di guadagnare sempre il massimo da ogni cessione, quindi. Però il Sassuolo solitamente che cosa è molto bravo a fare? A prendere i giocatori giovani e rivenderli quando sono ancora giovani. Penso a Locatelli, penso a Raspadori, penso a Scamacca stesso, penso a Frattesi, magari Laurentier. Berardi è un giocatore che il Sassuolo ha effettivamente preso da giovane, ha preso tra l'altro proprio dalla Juventus, che era la detentrice del cartellino in coproprietà addirittura ancora. Però poi non ha mai valorizzato quella cessione. Perché? Perché il giocatore aveva, tra virgolette, giurato eterno amore al Sassuolo. Io credo che Berardi abbia fatto un percorso meraviglioso al Sassuolo, anzi sono addirittura stupito che sia sempre rimasto lì. Perché quello che vi dicevo oggi, Berardi non è scarso. E anzi, 7, 8, 10 anni fa, quando era, Berardi era un giocatore interessantissimo e secondo me ha mantenuto le aspettative, perché è un giocatore che ha segnato tantissimo in Serie A, giocatore che ha fatto più gol nella storia del Sassuolo in Serie A, giocatore che rimarrà per sempre una bandiera del club neroverde. E allora a maggior ragione, se a 29 anni, tra i 29 e i 30, il ragazzo ti chiede di andare a giocare in una big, di andare a giocare nella Juventus, perché ha questa ambizione di provare a mettersi in gioco per una volta nella sua carriera, dopo tanti anni passati in provincia a difendere i colori del Sassuolo, beh, sembra anche assurdo che il Sassuolo stia lì a fare le pulci su 10 milioni, che, attenzione, per il Sassuolo sono tantissimi, però credo che ci sia anche una grande base di riconoscenza, una grande base umana che ci deve essere tra Berardi e il Sassuolo. Ribadisco, Berardi è stato lì tanti anni, è diventato una bandiera, e io capisco che si voglia sempre massimizzare e prendere sempre il più possibile, però stiamo parlando di un giocatore che ha dedicato l'intera carriera a Reggio Emilia, al Sassuolo, al Mapei Stadium, e se vuole, se ha l'ambizione di provare a mettersi in gioco, se l'offerta invece è di 20 milioni con obbligo di riscatto, neanche con diritto, con obbligo di riscatto, secondo me il Sassuolo avrebbe quantomeno da mettersi nella testa di provare a fare un passo indietro verso la riconoscenza da mostrare a questo giocatore. E ribadisco, parla uno che comunque Berardi non lo prenderebbe. A quelle condizioni che mi aveva raccontato fino ad oggi, assolutamente mai. 20 milioni con diritto di riscatto, io non sono qui a dire che la Juventus ha necessità, ha assoluto bisogno di Berardi, però vi dico che se poi si riesce a incastrare un'operazione del genere, non dico che sia un'offerta, però è un prezzo normale, un prezzo
forse un po' alto, sì, per un giocatore del 94, però ribadisco, se ci metti anche il discorso che lo paghi tra 2 anni, quei 5 milioni in più della valutazione che ne faccio al momento ci stanno tutti. Quindi credo che in questo momento Berardi, anzi addirittura Berardi sta forzando, non si sta allenando in gruppo, non verrà convocato per la partita con l'Atalanta, forse addirittura nemmeno per la prossima partita. Perché? Perché c'era una deadline che era oggi, il 18 di agosto. Il Sassuolo aveva dato a Berardi fino al 18 di agosto, si tratta con la Juve, trova l'accordo, trovato, non c'è problema su questo punto di vista, però poi entro il 18 d'agosto noi, Sassuolo e Juventus, dobbiamo concludere l'operazione. La Juventus è rimasta ferma sulla sua offerta, che è logica e coerente per quello che è il mercato di oggi. Il Sassuolo è rimasto fermo sulla sua offerta di 30 milioni di cartellino, quindi o 30 oppure 27 per il prestito di Ealing. La Juventus gli ha detto di no e adesso si ritrovano con una patata bollente in mano, perché il giocatore che voleva andare via, l'aveva già detto inizio mercato, voleva andare alla Lazio, sarebbe andato alla Lazio, non l'hanno fatto andare, è rimasto ad allenarsi, ora ha una nuova opportunità, ha una nuova possibilità di andare a giocare in una big, e il Sassuolo è sempre lì così. Io capisco la filosofia del Sassuolo, però deve anche considerare che non sta parlando del giocatore di 22-23 anni di turno che si mette in mostra nell'ultima stagione e mezza, le ultime 2 stagioni, e che quindi c'è questo grande potere di acquisto. Perché? Perché è un giocatore sul quale puoi fare un piano d'ammortamento differente. Berardi non è più un giovane di belle speranze. Lo è stato, e nel momento in cui si poteva vendere, non si è venduto. È rimasto a proteggere e a difendere i colori neroverdi. E ribadisco, io non sono qui a fare i salti mortali e dire ti prego Juve, prendi Berardi, assolutamente, è da andare a fare. Però capisco il ragionamento della Juve, è un ragionamento coerente, e anzi, tiro un sospiro di sollievo, perché quando leggevo fino a stamattina le offerte della Juventus di questo tipo, siamo impazziti, capisco. È un giocatore che mi va a completare la rosa, è un giocatore che non fa parte, non farà parte probabilmente dell'11 titolare, ma è un giocatore che da avere in più una 20 milioni di euro che pago tra 2 anni ci sta. Comprendo molto meno il Sassuolo, che davvero per 10 milioni si mette in questa situazione di crearsi anche un caso all'interno del gruppo. Però per terminare voglio dirvi la mia. Io a questo punto, anche in questa situazione, sono convinto che Berardi a questo punto arriverà alla Juventus. Io di questo sono convinto. Vi spiego anche il perché. Nel calcio di oggi credo che la volontà del calciatore conti non poco, ma tantissimo. E se Berardi ha puntato i piedi, e stiamo parlando di 12, 13, 14 giorni al termine del mercato, io credo proprio che il Sassuolo non potrà trattenere questo giocatore in questa situazione qua. Se il giocatore ormai si è messo in testa di partire, se l'era messo in testa inizio campionato, a inizio mercato e a fine mercato, credo proprio che il Sassuolo a un certo punto dovrà mollare. Il Sassuolo poi ha fatto bene, no? Nel senso, io ne chiedo 30, se me ne danno 30, benissimo, ho fatto l'affare. Però ora si è arrivati a un tira e molla in cui la Juventus ha detto mollo. E allora se il Sassuolo vuole vendere Berardi e liberarsi da questa situazione, proprio perché il giocatore dopo tanti anni ha detto ragazzi, grazie per tutto, però adesso voglio giocarmi le mie carte, vedrai che quei 20 milioni con riscatto tra 2 anni li vai a accettare. 30 milioni non te li dà nessuno. Ma la Lazio si è tirata indietro, la Juve si è tirata indietro, e rischi di avere un giocatore all'interno della rosa che è scontento, che vuole andare via, e sappiamo bene che poi le prestazioni sono di un certo tipo. Tra l'altro Berardi ha sempre avuto una storia un po' così col Sassuolo, perché a un certo punto gli è anche stata tolta la fascia di capitano che aveva, quindi io già lì avevo immaginato che potesse essere l'ultima stagione di Berardi col Sassuolo. Invece vederlo lì confermato dopo anche il pressing della Lazio un po' mi aveva fatto strano. Infatti quando poi di recente era tornato fuori il nome di Berardi dicevo ai, mi sa che arriva, e mi sa che arriva alle condizioni del Sassuolo. Ma anche stamattina vi dicevo, ma un giocatore come Berardi, nella situazione di Berardi, può valere 27 milioni di euro? Perché significa che allora se tu Juventus che lo vai a chiedere, invece no, è la valutazione del Sassuolo sui 30 milioni, la Juve lo valuta decisamente di meno. Stiamo parlando di noccioline, io capisco che siamo qua a dire ma 10 milioni oggi nel mercato italiano sono soldi, soprattutto nel mercato trasferimenti italiano interno, cioè, ripeto, basti pensare che Rovella va via 17 e Pellegrini a 4, cioè trasferimento italiano interno all'Italia questa sessione, che cosa c'è stato? Voglio andare a controllare, ma non mi sembra che ci siano stati dei trasferimenti altissimi dal valore di milioni. Poi magari mi sfuggono e ci sono stati.
Però 10 milioni in questo momento sono soldi sia per la Juve che per il Sassuolo. Ecco, uno dei trasferimenti interni è stato proprio Frattesi all'Inter. Però ribadisco, non stiamo parlando di un 94, stiamo parlando di un giocatore in rampa di lancio. Lo stesso Samardžić che poteva andare all'Inter. Stavamo parlando di 25 milioni. Giocatore decisamente più giovane di Berardi. Quindi io comprendo la strategia della Juventus e approvo la strategia della Juventus. Se per completare la rosa serve un giocatore come Berardi, che non è fenomenale, ma non è il giocatore che vai a fare il colpo per averlo titolare a tutti i costi, non sarebbe un titolare, e lo vuoi andare a pagare le tue cifre, se no sei disposto a rinunciarci, allora ben venga. Se invece devi andarlo a prendere alle cifre, alle condizioni di quegli altri, io alzo le mani e ti dico di no. Brava Juve, insisti, insisti, vai in questa direzione qua. Se il giocatore ti interessa e sei disposto a pagarlo quello, bene, metti in scacco quegli altri. O ti venga un incontro, oppure cambiamo obiettivo, anche perché banalmente, secondo me, mia umile opinione, comunque con 20 milioni di euro oggi nel 2023, un giocatore più impattante di Berardi, forse anche con più ammortamento disponibile, quindi con meno anni di Berardi, si può trovare. Poi bisogna sempre cercarlo, identificarlo e inserirlo nell'organico, però secondo me si può trovare.